Il sorriso è il nostro contatto con il mondo, il nostro miglior biglietto da visita, ed è importante affidarlo a chi sa prendersene cura. Con Opalescence il sorriso è contagioso. Sempre raccontato dell'importanza di lavare più bianco, rispettando le fibre. E perché? Per i nostri denti dovrebbe essere diverso. Come i nostri abiti, i nostri denti sono sottoposti ogni giorno ad agenti esterni ed interni che minacciano la loro estetica e la loro salute. L'assunzione di cibi o di bevande come vino o bibite gassate e l'assunzione di sostanze come nicotina o caffeina rischiano con il tempo di modificare il colore dei nostri denti. I fattori che alterano il colore del dente possono essere anche incorporati nella struttura dentale. Le vistose ed inestetiche differenze di colorazione possono essere dovute per esempio alla fluorosi dentale o all'uso di antibiotici, ma anche alle lesioni cariose e a materiali d'otturazione. Ehi! Fino ad oggi i pazienti hanno sempre pensato che lo sbiancamento dentale per costi e procedure riguardasse solo i divi di Hollywood. Con Opalescence tutto è cambiato. Mai come oggi tutti noi avvertiamo l'esigenza di mostrare al mondo un sorriso luminoso, anche se non siamo attori. Ogni bocca ed ogni dente sono diversi e di conseguenza necessitano di un trattamento diverso. Opalescence, leader mondiale nei trattamenti sbiancanti, ha quindi sviluppato una linea completa di trattamenti per rispondere a tutte le esigenze. A voi dentisti il compito di guidare e indirizzare il paziente verso il tipo di trattamento o verso la combinazione di trattamenti più adatti alle sue necessità. Prima di intervenire è indispensabile eseguire una valutazione anamnestica sullo stato di salute generale ed una valutazione clinica del cavo orale del paziente, analizzando anche le sue aspettative e le sue implicazioni psicologiche, perché in realtà non tutti i pazienti che richiedono uno sbiancamento possono essere idonei al trattamento. Una volta giudicato idoneo, il passo successivo è quello di sottoporre il paziente ad una seduta di igiene orale professionale per rendere accessibili tutte le superfici dei denti al prodotto sbiancante. Tartaro e placca, infatti, ne inibiscono l'efficacia. I gel sbiancanti Opalescence di Ultradent penetrano sia nello smalto che nella dentina. A contatto con il dente, il perossido sprigiona radicali di ossigeno che si insinuano tra i prismi dello smalto, distruggendo le molecole dei pigmenti colorati e rendendole incolori. Il pH neutro dei prodotti Opalescence fa sì che i denti non perdano alcun minerale e non si danneggino. La carie. Grazie alla presenza di nitrato di potassio e fluoro in tutti i trattamenti Opalescence, lo sbiancamento si è anche dimostrato un utile strumento per rinforzare lo smalto e di conseguenza per prevenire la carie. And now it's white time! Uno sbiancamento rapido ed efficace? Opalescence 3 White Supreme, mascherine precaricate a base di perossido d'idrogeno al 10%, disponibili nei tre gusti, menta, pesca e anguria.
Questo prodotto per uso domiciliare nasce per venire incontro ai pazienti che non sono disposti a sostenere il costo di un trattamento con mascherina personalizzata, dato che non comporta nessuna impronta, nessun modello e nessun intervento di laboratorio. Si tratta di mascherine universali che si adattano confortevolmente a qualunque tipo di arcata, costituite da una membrana precaricata con il gel sbiancante e pronte all'uso. Un pratico cucchiaio esterno permette l'applicazione sui denti di una pellicola interna estremamente flessibile, che li ricopre fino al sesto. È sufficiente lasciare agire il gel per soli 30-60 minuti al giorno. E con 5-10 applicazioni il risultato è garantito. Opalescence 3 White Supreme è il miglior modo per avvicinare il paziente ai trattamenti di sbiancamento, farne percepire l'unicità e la semplicità d'uso, ma al tempo stesso l'estrema efficacia e professionalità. Ma se anche a voi piace offrire un servizio su misura, Opalescence PF con mascherina personalizzata, il gold standard nello sbiancamento dentale. I trattamenti con Opalescence PF a base di perossido di carbamide prevedono applicazioni domiciliari e consentono al paziente di usufruire di un vero e proprio servizio tailor-made. Massimo comfort grazie alla mascherina personalizzata, massima flessibilità di utilizzo grazie ai diversi tempi di applicazione e last but not least, tre diversi gusti: menta, anguria e insapore. Trattamento tailor-made? Beh, come dal sarto, incominciamo col prendere le misure. Dopo aver preso le impronte, si realizza un modello in gesso. Sulla superficie vestibolare dei denti da sbiancare viene applicata la resina fotopolimerizzante LC Blockout. Si creeranno così dei serbatoi nella mascherina, col vantaggio di contenere una quantità superiore di gel, evitandone la fuoriuscita. Si crea quindi la mascherina utilizzando un foglio soft tray, molto sottile e confortevole da indossare. Il foglio viene riscaldato e quindi termoformato sul modello in gesso. Si ritaglia ora il materiale in eccedenza con un paio di forbici robuste e si rifinisce con le apposite forbici ultra trim lungo i margini gengivali. Si riposiziona infine la mascherina sul modello e si rimodellano gli angoli sporgenti. E siamo pronti a cominciare! Nella tranquillità di casa, il paziente può applicare Opalescence PF a diverse concentrazioni. Il 10% richiede 7-8 ore, solitamente lo si indossa durante la notte. Il 15-20% necessita invece dalle 2 alle 4 ore. E infine, per chi desidera un'applicazione più veloce, esiste il 35% da indossare per soli 30 minuti al giorno. E con 5-8 applicazioni avrete un risultato garantito. Per i pazienti che desiderano un trattamento professionale veloce e immediato, la scelta è Opalescence Boost, lo sbiancamento alla poltrona in un solo appuntamento, a base di perossido di idrogeno al 38%. Per prima cosa è necessario attivare il prodotto premendo alternativamente gli stantuffi 12-13 volte per direzione, in modo da miscelare il gel sbiancante con l'attivatore. Opalescence Boost è attivato chimicamente e non richiede lampade. Caricare il composto chimico nella siringa rossa, togliere la trasparente e applicare il puntale Black Micro FX sulla siringa rossa. Verificare dunque la fluidità del prodotto su un blocchetto da impasto e poi applicarlo intraoralmente. Posizionare il proteggilingua Ultradent Isoblock e un divaricatore per guance e labbra. Risciacquare e asciugare la superficie dei denti da sbiancare. Coprire la gengiva con la diga chimica Opaldam, formando una striscia di 4-6 mm,
e spessa 1,5-2 mm, riempiendo gli spazi interprossimali. Dopo aver applicato Opaldam, polimerizzarla per 20 secondi. Applicare quindi uno strato di Opalescence Boost da 0,5 ad 1 mm, posizionandolo sulle superfici labiali ed estendendolo verso i margini incisali labiali. Per ottimizzare l'efficacia, muovere rimescolando ogni 5 minuti lo strato di gel sul dente. Lasciare quindi agire Opalescence Boost da 10 a 20 minuti. Poi aspirare il gel per evitare di spargerlo sui tessuti molli. Dopo che il gel visibile, Opalescence Boost, è stato rimosso, valutare la variazione di colore raggiunta ed eventualmente riapplicare per altre 3 o 4 volte. Una volta completati i cicli di applicazione, aspirare tutto il gel visibile, poi proseguire con un risciacquo completo. Rimuovere quindi la diga chimica Opaldam sollevandola dalla superficie tra dente e gengiva, utilizzando una sonda. Il trattamento completo dura circa 60 minuti, 3-4 cicli da 15-20 minuti, per un massimo di 6 volte in una stessa seduta. Se si ritiene opportuno un ulteriore sbiancamento e non si sono verificati fenomeni di ipersensibilità, è possibile programmare la ripetizione del trattamento dopo almeno 3 giorni dal primo ciclo di applicazioni. Sempre in studio è possibile offrire un trattamento con mascherina personalizzata, l'Opalescence Quick, a base di perossido di carbammide al 45%. Questo trattamento richiede 2-3 sedute di circa 30 minuti l'una, ma può essere anche utilizzato come applicazione d'urto iniziale prima di un trattamento domiciliare, sempre a base di perossido di carbammide, ma ad una concentrazione inferiore. Spesso chi si sottopone ad un trattamento sbiancante si domanda: ma per quanto tempo i miei denti rimarranno così bianchi? È importante informare il paziente che le cattive abitudini possono influenzare parecchio la durata del trattamento. E allora perché rischiare? Sia durante il trattamento che nelle 48 ore successive vanno evitati cibi e bevande colorate, come il vino rosso, il tè o il caffè e ancora la liquirizia. Da evitare anche l'assunzione di cibi acidi, come l'aceto, gli agrumi e i soft drinks. Questo va abbinato chiaramente ad una rigorosa igiene orale, per mantenere efficaci nel tempo gli effetti. Ultradent ha creato l'Opalescence Follow-up Kit, l'ultimo nato nella grande famiglia Opalescence, studiato per mantenere stabili nel tempo gli effetti di uno sbiancamento. Questi nuovi kit possono essere utilizzati sia per stabilizzare nel tempo il risultato ottenuto dopo un trattamento sbiancante alla poltrona, sia come trattamento di ritocco. È stato eseguito un trattamento senza mascherina individuale? Non c'è problema! Ecco le mascherine precaricate pronte all'uso, ideali a seguito di trattamenti sbiancanti da studio. Se invece i trattamenti eseguiti prevedevano la creazione delle mascherine, beh, l'Opalescence Follow-up Kit in siringhe è ciò che fa per voi. I trattamenti possono rendere i vostri pazienti più sensibili per qualche giorno. Questo può dipendere dalla disidratazione dei loro denti. In ogni caso, i disturbi diminuiscono automaticamente dopo pochi giorni dalla fine del trattamento. Sapete? Charlie Chaplin. Un uomo che nella sua vita ne ha regalati tanti. Soleva dire che un giorno senza sorrisi è un giorno perso. Ecco, Ultradent ha ridato la voglia di sorridere a pazienti che lo desideravano. Scegliere Ultradent per i tuoi pazienti. Un'idea davvero brillante.